Cambiamo argomento perché Dio si racconta e lo ha fatto attraverso uno dei libri più venduti e più letti nel mondo, la Bibbia. Don Pasquale. Ma anche più riservati, ecco. Ecco, sì, quello Ma anche sì. più riservati, È ecco. vero, questo è vero, dovremmo fare tutti un mea culpa. Conosceremmo Dio molto meglio, insomma, se leggessimo la Bibbia. Che è la sua storia. Un po' di domeniche fa abbiamo celebrato, ecco, su indicazione di Papa Francesco, la Domenica della Parola di Dio. È un tempo in cui avremmo dovuto riscoprire l'importanza della parola per noi e della parola di Dio come comunicazione di chi Lui è. Attraverso la sua parola, che è una parola incarnata, che è la stessa persona, la stessa opera di Gesù, il Padre si fa conoscere. Chi conosce me, chi ha visto me, ha visto il Padre, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Quindi conoscendo la parola di Gesù, conoscendo l'opera di Gesù, noi possiamo un po' intravedere come in uno squarcio la vita di Dio, che è vita di Trinità, è vita di relazione e quindi è vita di parola. È vero. E su questo argomento noi abbiamo il piacere di ritrovare in collegamento Skype Paolo De Martino, che ha scritto un libro dal titolo Dio si racconta. Eccolo qua pronto, ben trovato Paolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, incuriositi da questo titolo, Dio si racconta, il tuo libro edito da Gabrielli Editori e vogliamo sapere, insomma, come mai è nata questa idea? Anche perché un Dio che si racconta, vorremmo tutti trovarlo per strada ogni giorno. Ma io amo ripetere che Dio, stanco di essere frainteso, a un certo punto ha deciso di raccontarsi personalmente. E quindi è venuto a raccontare il Dio di Gesù di Nazareth, perché io amo ripetere che noi non crediamo in Dio, io credo nel Dio di Gesù di Nazareth. Allora Dio in qualche modo è venuto a raccontarsi personalmente, ci ha raccontato un Dio bellissimo, un Dio che suda, un Dio che impara, un Dio che si stanca, un Dio che ride, un Dio che si commuove. E un Dio così ovviamente è un Dio che ci spiazza in qualche modo, e infatti la reazione non è stata molto positiva 2000 anni fa, ma ancora oggi. Ed è proprio nella Bibbia che Dio parla e si racconta, è proprio in quel momento che ci si innamora di Lui. Tu quando esattamente ti sei innamorato? Quando lo hai incontrato? Beh, io ho avuto la fortuna di crescere in un oratorio salesiano, nell'oratorio salesiano di Salerno. Ho avuto anche la fortuna di avere un sacerdote in particolare che mi ha fatto innamorare della parola di Dio. Poi, come dico sempre, ho avuto la fortuna di studiare teologia e lì ho davvero preso contatto diretto con la parola. Perché questo libro nasce anche da un'idea che ho sempre avuto. Noi cattolici abbiamo forse un pessimo rapporto con la Bibbia. In fondo la conosciamo pochissimo. Resta ancora un'illustre sconosciuta per moltissimi, troppi cattolici. Ricordo sempre la frase di Paul Claudel: il rispetto dei cattolici per la Bibbia è enorme e si manifesta soprattutto nel tenersene a rispettosa distanza. E faccio sempre questo esempio anche quando lavoro con i giovani o con le catechiste: quando noi organizziamo un ritiro, dobbiamo sempre scrivere portare la Bibbia, perché per noi cattolici non è affatto scontato, perché spesso la nostra conoscenza è una lettura antologica di brani presi un po' qua, un po' là, e spesso si limita all'ascolto della parola di Dio durante le celebrazioni eucaristiche. Però, come amo ripetere durante gli incontri che faccio un po' in giro, se noi partecipiamo a tutte le messe nei 3 anni liturgici, la domenica, noi ascolteremo ad esempio il 60% dei Vangeli. C'è un 40% dei Vangeli, noi non lo ascolteremo mai, a meno che non lo facciamo da soli. Allora l'idea di questo libro è nato proprio con questa voglia, questa curiosità in qualche maniera di far nascere nelle persone che potranno leggere questo libro la voglia di finalmente leggere la Bibbia. Perché come amo ripetere, noi forse leggiamo tantissimi libri che parlano della Bibbia, ma pochissimo la Bibbia. Infatti anche una parte di questo libro è dedicata proprio al fatto che insomma è ora di leggere la Bibbia perché è un'arte e bisogna saperla leggere. È interessante anche quello che dici, bisognerebbe andare in giro con la Bibbia. Io in un periodo particolare della mia vita lo facevo, ma mi scambiavano per una categoria
diversa da quella che sono, quindi insomma non è Immagino difficile. quale. Eh sì, è difficile, però sarebbe proprio l'ideale. Paolo, è bello che lo dica tu questo, perché non sei un sacerdote, sei un diacono, professore di religione, e soprattutto sei sposato e con due figli. Quindi, insomma, si può capire la motivazione che ti ha spinto anche a questo studio. Sì, io dico sempre che la Bibbia è un album di famiglia, è davvero un album di famiglia. E quando si vede, si prende in mano un album di famiglia, in qualche maniera si scorrono istantanee del nostro passato. Perché il rischio quando si legge la Bibbia è di voler vedere un Antico Testamento, ad esempio, in cui magari c'è la presenza di un Dio guerriero, un Dio malvagio, cosa assolutamente non Falsa. vera, e poi il Nuovo Testamento, un libro invece che parla di un Dio buono e misericordioso. Allora ecco perché la Bibbia, dico sempre, dovremmo iniziare a leggerla dall'inizio alla fine. Anche se, come suggerisco del libro, mai iniziare a leggere la Bibbia dalla Genesi, che non a caso non è il primo libro della Bibbia che è stato scritto, ma anche perché risulta abbastanza difficoltoso. Nel libro do anche alcune indicazioni, piccole indicazioni pastorali, da dove eventualmente iniziare. E ci sono due teorie, c'è la teoria San Girolamo e la teoria mia, che ovviamente conto molto di meno di San Girolamo. La teoria di San Girolamo, giustamente, dice di iniziare dal libro del Coelet. Perché è un libro molto complicato? Perché giustamente lui dice che, come quando a scuola dobbiamo scrivere in qualche maniera sulla lavagna, la prima cosa da fare è pulire la lavagna. Quindi prima devo togliere tutte le idee di Dio che ho in testa, cosa molto complicata. E il libro del Coelet effettivamente ci mette in crisi ed è una cosa anche positiva. Io ricordo sempre che la parola crisi viene dal greco, che significa setacciare, quindi dobbiamo in qualche maniera setacciare la nostra idea di Dio. Io suggerisco molto umilmente invece di iniziare dai Vangeli e non solo, iniziare dal Vangelo di Marco Marco. per due motivi fondamentali. Beh, innanzitutto è il più breve, 16 capitoli, lo si legge in mezz'ora e quindi può essere anche comodo, ma soprattutto perché è il Vangelo delle domande. È il Vangelo delle domande. In Marco ci sono 61 domande, tra queste c'è la principale. Al centro del Vangelo di Marco, ma voi chi dite che io sia? È che il Vangelo di Marco è un Vangelo che ci riporta all'essenziale. Credo che alla fine la nostra lettura, la nostra vita si riduce davvero a quest'unica domanda: per te chi sono io? A un certo punto nel libro dico proprio che la Bibbia dobbiamo sempre di più considerarla come il libro delle domande, non il libro delle risposte. C'è questa tentazione da sempre di leggere la Bibbia per cercare in essa la risposta alle nostre domande, ma la Bibbia è il libro delle domande, non è il libro delle risposte, perché la domanda manifesta attenzione all'altro, la risposta invece è un orizzonte chiuso, e in questo devo dire che Papa Francesco ci sta dando una mano a cercare sempre domande, perché la soluzione è farsi le domande giuste, non cercare risposte a buon mercato. Bella, bella questa, bella anche l'immagine che ci hai dato dell'album di famiglia e del setaccio. Paolo, ovviamente stai facendo un tour, tra virgolette, in questo senso per presentare questo libro, quindi tutte le date si possono reperire sui tuoi canali social. Sei anzi molto social, sei autore di un blog che porta questo titolo, La parola spezzata per te. E noi lo possiamo intuire, insomma, dalla chiacchierata breve, seppur breve, che sei veramente innamorato della Bibbia, da come ne parli. Sì, io credo che come per qualsiasi innamoramento, all'inizio scatta la cotta, eh? All'inizio scatta la cotta, un qualcosa che ha a che fare con la pelle, con i sentimenti. Dopodiché il momento dello studio, dell'attenzione, del frequentarsi. Mi piace tantissimo ricordare l'inizio del Vangelo di Luca. Luca lo dice proprio: io ho fatto delle ricerche accurate, ho studiato. Luca ci dice ancora oggi: vuoi in qualche maniera camminare nella fede? Ecco, studia, approfondisci,
Pregaci su. Io concludo sempre i miei post mattutini con il quale do il buongiorno sulla mia pagina Facebook, sempre con la frase buon cammino, perché sono davvero convinto che la categoria, in qualche maniera, anche immaginifica del cristiano, della fede, è proprio quella del cammino. Non si smetterà mai di camminare, ma in fondo il cammino dell'amore non funziona così, tra un marito e una moglie non funziona così, l'amore non avrà mai fine e non si arriverà mai ad un momento nel quale io potrò dire conosco al 100% mia moglie o mio marito. Il cammino della fede, in fondo, è anche così, un innamoramento che inizia con una cotta e va avanti, semplicemente, e terminerà il giorno nel quale davvero vedremo faccia a faccia il nostro innamorato. In questo cammino si legge anche, si intravede anche tanto ottimismo da parte tua, quindi di questo ha bisogno anche la gente, hanno bisogno le persone. Ovviamente in questo libro che consigliamo di leggere a tutti, si trova l'ABC della Bibbia, io l'ho fatto ed effettivamente, in questo libro, ecco, forse si trovano le risposte. Perché la Bibbia resta, come tu sottolineavi, il libro delle domande. Ma ricordiamo anche l'introduzione di Giulio Michelini, che dà anche un quadro completo di chi è Paolo e di che cos'è questo libro. Intanto noi ti ringraziamo per essere stato in fuori programma, Paolo. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Ovviamente l'invito è a visitare le sue pagine social, perché poi gli appuntamenti con quello che sta accadendo non sappiamo se siano, ecco, confermate, quindi prima di spostarvi assicuratevi. Un bel libro da leggere accompagnandolo alla Bibbia. Certo, questi sono tutti sussidi utili che ci possono aiutare ad avere le giuste chiavi di Esatto, interpretazione sì. o almeno alcune chiavi di interpretazione, perché ecco, lo Spirito Santo magari può suggerire a ciascuno la chiave di interpretazione giusta per il proprio momento, per la Certo. propria storia. Questa è la vitalità della parola di Dio, che nella lettera agli Ebrei ci dice che arriva a noi come una spada a doppio taglio, fino alle fenditura, alle giuntura delle nostre ossa. È questa vitalità che dobbiamo riscoprire, ovviamente facendo riferimento anche a questi preziosi sussidi che ci vengono Eh proposti. certo, riprendiamo anche un po' quello che dicevamo prima, affidarci a delle persone che ne sanno più di noi, ci sono le giuste indicazioni, poi insomma ognuno sceglie la propria strada. Grazie Don Pasquale per questa domenica passata insieme. Grazie a te, ancora grazie a tutti, buon riposo, È buona vita, vero, è state a vero. casa Riscoprite soprattutto. le vostre passioni, quelle che si possono coltivare in casa, come la Certo. lettura, il ricamo per quanto mi riguarda e tanto altro, insomma, stare accanto a una certa distanza ai propri cari. Certo. Alla prossima!